che adesso bisogna scordarsi questa partita e pensare già alla partita di domani. La nota negativa è l'infortunio di Thomas Bortoli alla spalla. Adesso cerchiamo di mettere a posto anche oggi e domani la formazione per domani contro Islanda. Oggi la partita è stata segnata all'inizio da qualche decisione arbitrale, poi nel secondo tempo da qualche errore di troppo nostro da 6 metri. Comunque abbiamo lottato, una squadra delle Isole Faro, una squadra molto molto forte, c'hanno giocatori che hanno uno contro uno incredibile. E gli mancava, due partite che hanno perso nel girone, gli mancava il giocatore migliore. Se c'era, secondo me andavano tra le 8 senza problemi. Comunque si poteva fare oggi, poi alla fine anche un po' di stanchezza si è sentita, soprattutto l'hanno sentita i giocatori che hanno più minuti nelle gambe. Domani dobbiamo anche far giocare di più ragazzi che hanno fatto meno minuti, cercare comunque di avere ritmo nelle gambe. Domani sarà una partita sul filo dei nervi, due squadre sicuramente arrabbiate, Italia e Islanda, perché una ha perso dai 7 metri, l'Italia ha perso solo di 2. Esatto, però comunque bisogna mettere ragazzi molto dispiaciuti per questa sconfitta, che è normale. Adesso abbiamo un'altra chance, dobbiamo mettercela tutta. E vediamo, domani proveremo a fare risultato positivo e andare ai mondiali.